oggi in questo video preparazione per Capodanno 2020. Sarà un Capodanno fantasmagorico, incredibile, pieno di divertimento. Scherzi a parte, questo Capodanno siamo io, Jimmy, a casa con i genitori di Jimmy e sua sorella, e per passare la serata, oltre alla tipica cena con tutto ciò che è tipico da mangiare a Capodanno, quindi essenzialmente lenticchie, cioè un menù a base di lenticchie, abbiamo pensato a dei passatempi e quindi siamo andati alla ricerca di giochi da tavolo, di società. Siamo al parco giochi. Ottimo, questo Jimmy Capodanno. No, vabbè. Allora, guardate quanta gente. Sa che in tanti hanno avuto la nostra idea. Allora, avevamo detto quale? Tabù. Tabù. Tabù, tabù, tabù. Tabù che forse è lì. 10 euro. Questo escape room. Trascorrete una serata insieme al mistero, scoprite gli indizi, risolvete l'enigma e scappate che il tempo. Prima che il tempo. Sì, però lo fai una volta mai più, perché poi lo sai tutto. Però questo deve essere bellino, cioè alla fine. Scotland Yard. Cazzo, 23 euro. Cioè, per quello ti dicevo, aveva senso prendere un gioco che magari è più. Ti tiene Sto attivo. pensando a questo, per assurdo. Caccia il tesoro. Però, cioè, che c'è dentro? È una piuma, c'è un foglio. Perché tu giochi? Per 8 euro, guarda, ci può Ci giochi essere. con le noccioline, come la tombola, con le bucce d'arancia, i Allora, mandarini. secondo me questo è uno papabile, escape room. No. Perché? E perché hai detto bene te? Hai fatto una volta, poi chi. Ma almeno lo facciamo No, una ma secondo volta. me è impossibile, lo fai solo una volta come Cluedo, Io cioè in c'ho la base. tombola, giochiamo a tombola, è più bellino. Ma Allora, su questo non mi orienterei. Risico Tredici noiosissimo. indizi, questo qua. Dopo un po' di peripezie l'abbiamo trovato. Il Capodanno è salvo. E quell'altro come si chiama? Tabù. Tabù. Tieni. Allora. È viola. Ragazzi, sto male. Che spettacolo. Anch'io lo voglio. Bellissimo, bellissimo. No. Ma ci sono dei giochi fenomenali. Abbiamo scelto Scarabeo perché mette un pochino d'accordo tutti. Il papà di Jimmy è molto fogato con le parole crociate e vabbè, Ramino, infatti adesso io ogni sera, ve lo giuro, ogni sera dopo cena abbiamo il nostro appuntamento, il nostro mini torneino, però almeno a Capodanno dobbiamo includere gli altri e quindi abbiamo scelto Scarabeo. Ieri abbiamo giocato per la prima volta, giusto per testarlo. Perché? Perché, ragazzi, perché? Ma voi lo sapete cosa significa giocare a Scarabeo con toscani? E ieri ci ho giocato principalmente con Jimmy, ma aggiungetene altri quattro. Io sono in minoranza. Sarà da divertirsi tantissimo perché veramente loro si inventano parole già nel parlato normale. Immaginate Scarabeo. Quindi, scelto il gioco da tavola, volevo farvi vedere quello che ho pensato di indossare a Capodanno, giusto per dare un pochino di significato a questo video, perché sennò sarebbe già finito. Lo so, non c'è nulla di male se volete passare Capodanno in pigiama. Vi capisco benissimo. Io, se fossi a casa mia con i miei genitori, lo passerei benissimo in pigiama. Però devo dire che ho un po' voglia di sistemarmi, truccarmi, far finta di andare a una festa. Che poi, comunque, io e Jimmy abbiamo sempre fatto feste in casa, però con i nostri amici, quindi non cambia tantissimo. Però, vabbè, qui mi sono portata 2/3 outfit per la serata di Capodanno e volevo farveli vedere, giusto per divertirti un pochino a provare dei vestiti, visto che quest'anno, vi giuro, io da quest'anno ho ancora vestiti nell'armadio che hanno l'etichetta perché non ho mai avuto modo di indossarli. A gennaio o comunque durante i saldi del 2019 ho comprato un paio di tacchi. Jimmy mi ha regalato un paio di tacchi di Guess che io non vedevo l'ora di mettere. Ah, certo!
Certo! Certo! Boh, andiamo a provare gli abiti. Allora, prima proposta di look per Capodanno, questo crop top di paillette, che se avete visto magari una foto da Capodanno dell'anno scorso, o forse avevo fatto anche il video, l'anno scorso nelle Filippine avevo sempre di questo brand che è Goa Goa, avevo il vestitino con le bretelline super estivo, super corto, ero al mare, ero nelle Filippine. Abbinato a questo pantalone viola a vita alta che pensavo fosse più lungo, l'avevo messo a Dubai, mi ricordo, e mi ricordo che ci avevo abbinato un tacco. Si vede che nell'ultimo anno sono cresciuta. Cosa indossare sotto? Ciabatta. Ebbene, ragazzi, siamo a casa, una gioia ci deve stare, eh. Proposta outfit numero 2, questo vestito che in realtà è una tutina, pantaloncino e, che si chiude dietro, un po' aperto davanti, di vellutino. Questo l'ho preso da Bershka, non mi chiedete quando, ma è nel mio armadio da un po' di tempo e l'ho abbinata con le parigine che se mi seguite su Instagram ho già fatto vedere in lungo e in largo perché le ho appena prese, io le cercavo in realtà belle alte perché io ho degli stivali belli alti, quindi volevo che superassero l'altezza dello stivale e devo dire che nonostante fossi un po' scettica perché Calzedonia vende solo taglia unica, io ero convinta che non mi stessero, in realtà mi stanno, arrivano belle alte e soprattutto quando cammino non cadono. Le ho provate anche con la calzamaglia sotto e sono perfette. Diciamo che in teoria metterei la calzamaglia se dovessi uscire, eccetera, ma stando in casa posso anche benissimo stare con questi 5 cm di gamba scoperta. E basta, questo è il mio outfit che Jimmy ha appena dichiarato non essere troppo di Capodanno. Infatti, non lo so, ovviamente abbinato alla ciabattina perché ciabattina super top e siamo in casa, appunto. Quindi, secondo voi, quale outfit sceglierò? Lo scopriremo su Instagram. E basta, io concluderei qui questo fantasmagorico video. Super exciting, Lockmas numero 8, ragazzi, sono 8 video di fila, ce la sto facendo, ho superato una settimana, super, 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 super fiera e colgo l'occasione per rifarvi gli auguri, spero e vi auguro una buon fine anno di festeggiare con le vostre persone più vicine, più care e di fare bravi, mi raccomando, sempre, sempre bravi. Ripensandoci meglio, comunque inadatto per Capodanno, ma per festeggiare la fine, no, Vieni, vieni, vieni a fare gli auguri di buon anno. Dai, Jimmy, posso... C'è sempre, vabbè, Jimmy è indisposto in questo... Dai, ma non ti si vede, vieni. Sta andando a metterti le mutande. Hai sempre lo stesso maglione. di quando? No, Di adesso tutti i non video. andare a cambiarti. Perché l'ho detto? Noi ci vediamo il 2, domani è il 1º gennaio e alle 8 del mattino. Penso che nessuno sarà disponibile a guardare un video e quindi ci vediamo direttamente il 2, pronti a ricominciare il nuovo anno con il botto. Adesso attendiamo Jimmy che voleva fare gli auguri. Oh! Ce l'abbiamo fatta, quindi aiuto. Quindi. È troppo alto. Ok. Ai, mi ginocchio, quindi. Niente, fai gli auguri di buon anno. Ah, gli auguri di Buon buon anno. anno, 1, 2, 3. Nini! Buon Buon anno, anno! Nini! Buon 2021! Speriamo un anno migliore. Speriamo. Good vibes only.